Amici sportivi, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Non sarà una rubrica lunga perché dagli Stati Uniti sono giunte poche novità. Tuttavia, tra poche ore sapremo se Kane è diventato sindaco di Knox County in Tennessee, visto che le elezioni si stanno svolgendo proprio adesso. Il lottatore, peraltro, stando ai sondaggi, partiva in vantaggio rispetto agli altri candidati. Maria Kanellis è arrivata invece, secondo previsione, al Performance Center per iniziare l'allenamento intensivo che dovrebbe rimetterla in forma dopo la gravidanza degli scorsi mesi. L'obiettivo della ragazza è ovviamente quello di essere pronta entro fine ottobre per partecipare in qualche modo al pay-per-view tutto al femminile WWE Evolution. Ora vi racconto una storia un po' stravagante perché il telecronista ed ex lottatore WWE David Otunga l'altro giorno ha scoperto un ladro che gli stava scassinando l'auto fuori dalla palestra. Il malvivente era già riuscito a entrare nel mezzo, stava accaparrando oggetti tecnologici e via dicendo. Quando Otunga è arrivato ha detto: aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non quadra. E allora il farabrutto, che si è trovato lì il proprietario della macchina, si è fatto prendere un po' dal panico quando l'ha visto, già che Otunga, ok, non è alto 2,20 m, ma è bello piazzato. E malgrado il malvivente, il ladro, fosse munito di coltello, ha completamente ignorato l'arma. Non si è proposto per una colluttazione fisica e ha restituito tutta la refurtiva, addirittura chiedendo pietà e perdono, per poi darsela a gambe levate, per evitare eventuali guai. Capita anche questo nella vita dei nostri amici lottatori. Ronda Rousey ha dichiarato al sito di gossip TMZ che non vede l'ora di diventare la nuova campionessa femminile di Raw. E questo è pacifico e palese. Mentre, ha aggiunto, per il futuro le piacerebbe essere scritturata dal regista Quentin Tarantino per recitare in un'eventuale terza parte della saga di Kill Bill. E devo ammettere che in quel contesto effettivamente ce la vedrai bene. Ronda Rousey sembra fatta apposta, sembra costruita per entrare in una pellicola di Tarantino. Chiudiamo con una notizia curiosa, perché complici le tante partite americane di questo periodo, molte star WWE stanno assistendo alle esibizioni delle squadre europee di calcio, ivi comprese quelle italiane. Cesaro, ad esempio, poche ore fa è tornato a veder giocare la Juventus e trovate una testimonianza fotografica di tutto ciò nella sezione community di questo profilo YouTube. Prima di salutarci, vi ricordo che domenica a mezzogiorno pubblicherò la nuova puntata di Chiedi al Bardo, quindi non lasciateci e non lasciatemi solo. Mentre per domani non so se riuscirò in qualche modo ad arrivare a voi con il TG, quindi se per via di qualche imprevisto la cosa dovesse saltare, con le notizie torniamo lunedì. Ma ora la palla passa nel vostro campo. È vero, non sono state tante, ma le news sono sempre belle da commentare. Dunque, dita roventi qua sotto nei commenti in maniera educata, attendo le vostre opinioni al riguardo di tutto ciò di cui vi ho parlato. Grazie mille per l'ascolto e noi ci vediamo alla prossima, sempre e solo qui sul canale del Bardo. Ciao!